Buonasera a tutti, siamo in collegamento con il professore Silvano Riggio, già ordinario di ecologia all'Università di Palermo. Buonasera professore, come Buonasera a stai? lei e a tutti, va bene? Fa un piacere, è un piacere vedersi finalmente. No? Purtroppo questo lockdown ci ha creato parecchi problemi anche di comunicazione. E Poi allora, oggi. che non ce ne procuri ancora il prossimo momento. Allora, tanti argomenti da affrontare, comunque eventualmente iniziamo adesso a parlare di alcuni problemi, ci saranno altre occasioni in cui possiamo approfondire altri temi che riguardano l'ecologia. Intanto volevo iniziare col chiarire un fatto, cioè quando ci siamo sentiti stamattina tu dici non chiamarmi ecologista, io vorrei che tu spiegassi il motivo per cui non accetti questa, Sì. Sì, diciamo, come si chiama? Definizione per di ecologista. un fatto soprattutto, perché l'ecologismo, l'ecologista è uno che fa ecologismo, cioè movimento, va bene, che soprattutto è di protesta e di intervento. Ora, invece io ho studiato l'ecologia, che è una cosa ben diversa. Cioè, gli ecologisti normalmente vanno con pochissima preparazione oppure vanno soltanto per motivi sentimentali o emotivi a proteggere la natura, di cui però molto spesso non sanno nulla. Mentre invece la natura o comunque l'ambiente, diciamolo pure, perché anche l'ambiente artificiale diventa in certo qual modo naturale, è un'entità estremamente complessa e che è quella da cui dipendiamo tutti quanti. E i problemi ambientali non si risolvono soltanto col sentimentalismo oppure con l'approccio umanitario, ma devono essere affrontati, per essere affrontati con veramente un'impronta scientifica, un obiettivo scientifico, devono essere esaminati da tutti i punti di vista. Cioè significa in sostanza che l'ecologia è quella superdisciplina che presuppone la conoscenza di tutte le discipline e dei luoghi di interazione, cioè in cui una disciplina ne spiega un'altra. Tanto per dire, sapere, il docente di ecologia deve conoscere la biologia, la zoologia, la botanica, la geologia, deve conoscere la matematica, la chimica, la fisica, deve conoscere poi la psicologia anche, la storia, e tutte queste cose. Naturalmente In ci può sostanza essere. si è C'è abusato, un'altra Vinci, c'è un'altra cosa. possiamo dire che si è abusato di questo termine, diciamo, si è usato in maniera impropria, volendo. Diciamo che non se ne è capito niente, perché si è usato l'ecologia come sinonimo di conservazione o di protezionismo. L'ecologia scientifica è forse la materia più complessa che si può studiare perché presuppone la conoscenza di tutta la materia e lo scibile, di tutto, in buona parte la più importante è lo scibile umano, non però a livello molto approfondito, perché sarebbe impossibile e non avrebbe senso, ma a livello in cui una materia ne spiega un'altra o altre due. Cioè significa che l'ecologia spiega perché ci sono certi animali, perché c'è questo substrato se si tratta di terra, oppure perché c'è questo tipo di mare se si tratta di quest'altro, ma c'è anche pure questo tipo di clima, ma ci sono anche i rapporti con gli altri organismi, ma ci sono le piante, ci sono le cose di cui si nutre, ci sono le cose che lo distruggono e che lui distrugge, c'è l'atteggiamento psicologico dell'uomo in un ambiente in cui l'uomo abbia una sua parte rilevante. Come vedi, c'è da capire soprattutto, ecco, io dico che è la disciplina delle interazioni, cioè dei punti di contatto fra le discipline che spiegano tutto il mondo vivente. Capirai? In sostanza però tu mi dici che è stata sottovalutata sino adesso questa. Non se ne è capita niente, va bene, tu la capisci soltanto se la studi. E se la studi qui. L'università ha dei corsi di ecologia, c'è una laurea specifica in ecologia. Allora, dovrei fare due righe di autobiografia. Quando io ho ricevuto, quando mi è stato assegnato l'incarico di ecologia, ero giovanissimo, ero neolaureato, e mi è stata affidata per un caso, perché il ministero aveva trovato, aveva, potrei dire, inventato questa
materia da insegnare ai corsi di al corso di laurea in scienze biologiche. In quello di scienza naturale stranamente non c'era, e si cercava qualcuno che avesse dei titoli. Non c'era nessuno, né che avesse dei titoli, né che sapesse che cos'era. L'unico ero io, perché l'avevo studiata e poi soprattutto ne avevo discusso molto nel mio soggiorno a Verona col professor Sandro Ruffo, che era il migliore zoologo, forse, non dico del mondo, ma quasi, d'Europa sicuramente, una persona di altissima cultura con cui avevamo proprio parlato di ecologia, per cui avevo questo titolo, e questo titolo soltanto mi è stato sufficiente per aver assegnato i corsi di lezione che ho ottenuto ininterrottamente dal 1970 fino al 2013-2014. Okay. In questo momento, soprattutto alla luce di questa pandemia, c'è una sensibilità ora particolare verso l'ambiente. Ecco, cosa bisognerebbe fare realmente? Cioè, molti dicono ritorniamo alla normalità, invece ritornare alla normalità potrebbe essere un errore. Condividi questo? Dunque, se la normalità è quella di prima, è meglio non tornarci. Dunque, l'ecologia, ecco, studia molto, usa molto la matematica, che però non è, è una matematica spesso alternativa, perché tutta la materia è alternativa. E molto spesso usa una matematica che normalmente non si studia a scuola. Ora, quella più comprensibile da un pubblico di una certa cultura è la matematica che riguarda le crescite, ed è soprattutto geometria analitica, le crescite di popolazione, di ricchezza, va bene, delle malattie, eccetera. E riguarda tutto questo. Oggi è rappresentato da curve cosiddette esponenziali, cioè negli ultimi 50 anni, in un mondo che si era mantenuto più o meno costante o con crescite diciamo attenuate nel tempo, tutto quanto invece è esploso in maniera da essere descritto da queste curve esponenziali, che sono in sostanza curve che rappresentano crescite di numeri, in cui i numeri non vanno linearmente, cioè 2, 4, 6, 8, 10, ma vanno 2 elevato alla seconda, 2 elevato alla quarta, 2 elevato all'ottava, 2 elevato alla sedicesima, eccetera. Ora, chi sa che cosa significano le potenze, sa che in pochissimo tempo si raggiungono numeri immensi, ma immensi significa numeri che superano addirittura il numero degli atomi all'universo, e questo si arriva. Sembra un po' un paradosso, ma è così. Ora, tutto quello che è successo negli ultimi 50 anni è cresciuto in questa maniera. La ricchezza, soprattutto il numero degli abitanti di questo pianeta. Che poi, appunto, siccome sono fenomeno è esplosivo, significa che ci sono i tempi di raddoppiamento, i numeri raddoppiano, ma nel caso di queste successioni, di queste progressioni esponenziali, raddoppiano in intervalli di tempi e diventano sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli. Allora, poni caso, siamo circa 7 miliardi, ci abbiamo impiegato per arrivare a 7 miliardi, ci abbiamo impiegato un secolo, più o meno, partendo da 1, da 1 miliardo, da 2 miliardi, diciamo, un miliardo e mezzo. Nell'Ottocento eravamo 1 miliardo, siamo arrivati a 2 miliardi negli anni, in 150 anni. Siamo arrivati a 7 miliardi nell'ambito di 70 anni. Ora, al prossimo raddoppiamento, numero quando rischiamo di diventare 14 miliardi, non sarà fra 100 anni o 200 anni, sarà fra 2 anni o 3 anni. Ecologia, in fin dei conti, è questa. Non è andare a essere attenti se l'uccellino muore o se è vivo, se il cagnolino viene investito da un'auto. Significa studio matematico e fisico anche dei processi biologici naturali degli organismi. Ora, io ti ho parlato della crescita umana, che se continua in questa maniera, diciamo, farà collassare il mondo, il pianeta, anzi rischia di farlo diventare un pianeta assolutamente inabitabile, dove la vita non esisterà più, perché non solo il numero degli individui umani è cresciuto in maniera esponenziale, ma è cresciuto anche in maniera esponenziale l'emissione di gas di anidride carbonica che ci
che praticamente ci sta facendo diventare un forno, che fa il rischio è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli insetti nocivi, è cresciuto in maniera esponenziale la quantità di raggi, radiazioni nocive che ci viene dallo spazio, è cresciuto l'inquinamento atmosferico che era molto contenuto fino agli anni 50 e dopo, è cresciuto in maniera esponenziale tanto da minacciare la vita dell'uomo nelle metropoli e così via. Ora la crescita, tutte queste crescite hanno una caratteristica importante, anzi la crescita esponenziale, che siccome tende all'infinito e viene rappresentata da una, graficamente, da una curva che somiglia a una ilunga, quindi così praticamente, questa curva tendendo all'infinito non può raggiungere l'infinito perché l'infinito non esiste. E allora a un certo punto si interrompe e crolla. Quando crolla, il crollo noi lo chiamiamo catastrofe, lo chiamiamo disgrazia, ma soprattutto più che disgrazia è proprio catastrofico, perché allora, indica... secondo te, dico, che cosa bisognerebbe fare allora? Dico, quando si possono essere i rimedi, capisco che li deve adottare la politica soprattutto, ma quali sono le indicazioni? I politici vanno esattamente in senso contrario alla salvezza del pianeta, tutti i politici, tranne uno solo è stato in grado di governare veramente bene, ma purtroppo non conta nulla, ed è Mujica, il presidente dell'Uruguay, che è l'unica persona che tutti quanti ammiriamo, perché è un presidente povero, che vive del suo orto e delle sue galline, eppure è stato per 40, non so per quante decenni presidente dell'Uruguay, ha mantenuto quel paese in maniera veramente esemplare. Ora, il problema che si pone è che queste crescite così veloci devono essere abbassate a un certo punto per evitare la catastrofe. La catastrofe, guarda, che può essere questo, può essere la guerra, prima si temeva la guerra, ora si teme l'effetto serra, poi c'è stato il buco dell'ozono, poi c'è l'inquinamento atmosferico, poi c'è l'inquinamento dei mari, poi c'è la perdita delle risorse, che pure non è esponenziale, ma è un esponenziale in negativo, cioè prima il mare produceva una quantità immensa di alimento, ora non ne produce quasi più, ed è un alimento che va scarseggiando sempre per quantità e per qualità, e così via. Poi c'è il fatto che l'agricoltura è cresciuta pure in una legge esponenziale, per cui ha prodotto negli ultimi 50 anni, ed è scoperto, si sono messe a punto tecniche per produrre sempre di più, e per sfamare l'umanità, d'accordo, ma queste tecniche hanno comportato soprattutto l'adozione, l'incremento delle monoculture, cioè culture di una sola pianta. Questa cultura di una sola pianta rende moltissimo, ma uccide la biodiversità, cioè spariscono tutte le altre specie che potrebbero essere competitrici. Il risultato qual è? Che quando succede, quando l'uomo fa un errore del genere, la natura lo corregge. Come lo corregge? Inventando o trovando un'altra specie che cresce come quella che noi dovremmo proteggere, per esempio il mais, la barbabietola, non lo so, la soia, eccetera, e fa venire una specie parassita che la distrugge, moltiplicandosi ancora di più di quella che è parassitata. Ora, facendo, dopo aver detto tutto questo, ti dico, in sostanza il coronavirus, noi ecologi, non ci stupisce per niente, è esattamente la correzione che la natura sta dando a una crescita della popolazione umana che ha superato i limiti. E ha superato i limiti più che nel numero in sé, nell'affollamento delle persone. Cioè la creazione delle grandi città e soprattutto delle città come sono ora quelle cinesi, in cui in una città ci sono gli stessi abitanti che ci sono in Italia, è un'assurdità dal punto di vista naturalistico, naturale e biologico, ed è lì che rischia
che è scoppiato il coronavirus ed è lì che scoppieranno i prossimi. Ma è lì, scusa. Tu pensi che ci saranno altri episodi di coronavirus, ci saranno altre pandemie? Questi episodi si conoscono benissimo, gli allevatori li conoscono benissimo. Quando mettono un milione di polli dentro uno spazio ristretto, basta che un solo pollo si ammali, per cui tutto subito la malattia si espande, si diffonde in tutta la popolazione di pollo, per cui il povero allevatore si ritrova, non è guai, si ritrova praticamente al fallimento, lo stesso per gli allevamenti di pesci, eccetera. Ora, nello stesso modo, per gli uomini, chiaramente. È un allevamento di umani, di uomini. La natura provvede in tutti i modi ad abbassare la crescita. Ora l'uomo ha i suoi rimedi, perché vale, la vaccinazione, i farmaci, questo e quello, però succede che i farmaci, prima l'epidemia ci sono sempre state, sono state la costante della storia umana, e normalmente portavano all'azzeramento di una crescita. Cioè, in una città dove c'era troppa gente, a un certo punto morivano il 70% delle persone e si ricominciava da piccoli numeri. E fino a quando si raggiungeva il numero giusto, che è quella che si chiama carrying capacity, cioè capacità di carico di un sistema. Se si resta a quello, si può andare avanti per sempre, teoricamente. Se si continua a crescere, oltre quel limite, che è il limite in cui il numero, la quantità di risorse disponibili per una popolazione, cioè la popolazione può a quelle risorse che sono mangiare, bere, dormire, divertirsi, eccetera, eccetera, e poi c'è lo spazio, che è un fattore essenziale per la vita degli organismi. Quando uno di questi, o tutti quanti insieme, diventano troppo scarsi, allora succede la catastrofe. Questa è. E allora bisognerebbe evitare che si arrivasse a quel punto. Ora però, quello che ci insegna sempre la matematica è che se nella successione esponenziale, la crescita esponenziale, non si interviene a metà della crescita prima della catastrofe, prima della metà, la cosa continua ad andare avanti per i fatti suoi e non si rimedia più. E purtroppo quello che ci dice il World Watch Institute, che è la maggiore autorità mondiale a Washington, va bene, per lo studio dell'ambiente, pare che noi l'abbiamo passato questo punto, che è il punto di flesso. Cioè, come un punto di rottura, in sostanza. Se ti dovesse un ecologo, diciamo, giusto, ti dovesse dire quello che pensa, che il rimedio probabilmente non ce ne sarà. Quindi tempi duri per l'umanità. No, si potrebbe ancora forse intervenire. Ma subito si deve intervenire. La forza di opposizione ci sono. Ma si deve intervenire subito, questo è il problema. Sì, ma l'intervento dovrebbe essere veramente drastico, è difficile imporlo, perché tu vedi che l'intervento drastico c'è stato, è potuto durare 2 mesi, questa reclusione, chiamano lockdown, per dire meglio, appunto quarantena, reclusione o confinamento, come dicono i francesi, ma non lo puoi fare durare in eterno, perché come vedi la contrapposizione a questo è la caduta dell'economia. La caduta dell'economia ti porta altre conseguenze. Ma secondo me poi il fatto grave è che la politica non è riuscita a trovare un punto di incontro su un tema così importante. Questo è veramente vergognoso. Questo. Bisogna dire che purtroppo la democrazia a questo punto, praticata fra persone oneste, va benissimo. Praticata come si pratica in posti come l'Italia, non va bene. Parliamo di un altro, parliamo sempre di ambiente, di un altro argomento, perché questo ci ha preso parecchio tempo, ma era molto importante. Però diciamo che ci sarebbe alla fine qualcosa da proporre, ci sarebbe. Cercare di convincere la gente, soprattutto ad abbassare gli sprechi e ad avere il rispetto per sé e per gli altri. E questo è questione di civiltà, quello che io chiamo civiltà, che purtroppo in questa città è assolutamente dico, ci vuole un cambio culturale. Però sì, io sono stato in spiaggia fino a poco fa e c'erano 13 ragazzini ammassati tutti attorno ad una postazione. Chiaramente questo mi impensierisce, non per adesso, ma mi impensierisce quando inizierà la stagione più fredda,
ci saranno nuovamente casi chiaramente di appunto di coronavirus e forse ancora non c'è questa presa di coscienza. Forse il freddo c'entra fino a un certo punto. Ma dico, ci saremo più in ambienti chiusi, questo è chiaro. L'umidità, la presenza di gocce di aerosol a cui si attaccano sono adsorbiti, come dice tecnicamente, i virus, che non sono viventi, ma sono molecole chimiche, stiamo attenti, Sì, è che si questo. possono adsorbire, cioè aderire elettrostaticamente a delle goccioline di acqua o di liquidi che diffusi nell'aria, per esempio la saliva, oppure le gocce di acqua della nebbia, o peggio ancora dello smog, perché lo smog aderiscono pure al solido, soprattutto alle pellicole bruciate, va bene, che fanno parte, fanno i nuclei delle goccioline. Io ho preoccupazione, ci dovremmo rifermare di nuovo, ma comunque speriamo di no, che si possa andare avanti tranquillamente. Senti, altro argomento che dovremmo trattare, ma ripeto, ce ne sono tanti argomenti importantissimi che riguardano l'ecologia, l'ambiente. Volevo parlare degli alberi, perché l'altra volta c'è stato un articolo sui giornali, allora si sono accorti che ci sono pochi potatori, quindi il comune non può intervenire su tutti gli alberi della città, che sono tantissimi. Io mi chiedo se si è mai intervenuto nella maniera corretta, ma non lo posso dire io, lo devono dire gli esperti. Tu sei un esperto, cioè vogliamo fare un quadro generale della situazione degli alberi a Palermo. Allora, diciamo Poi pure. magari successivamente parleremo di quelli di Mondello, ma facciamo prima un quadro generale sulla situazione del verde, quindi degli alberi, soprattutto a Palermo. Io non sono un agronomo, non sono un agrario, per cui il mio giudizio potrebbe essere giudicato, un giudizio di un esperto, di un dilettante, da un agronomo. Però l'agronomo non si, fe, si, si ferma all'albero, e soprattutto alla produttività dell'albero e della pianta, e difficilmente riesce ad avere questa visione globale che invece ha l'ecologia. Quello che vi posso dire è che cioè, il discorso qui diventa complesso, perché potatori bravi non esistono più, d'accordo? Il comune, quelli vecchi erano bravissimi, ma se ne sono andati in pensione e non sono stati rimpiazzati. Di nuovo, credo che ce ne siano pochi, e non conosco la loro expertise, la loro esperienza. Però quando si parla di potare, una cosa è parlare di potare un arancio o un ulivo, un'altra cosa è di parlare di potare un albero cittadino. Per quello occorre avere una cultura diversa, perché l'arancio o l'ulivo si potano per produrre. Va bene. L'albero cittadino si dovrebbe potare anzitutto per l'estetica, poi per evitare danni, va bene, poi per evitare che a un certo punto superi il fronte dei palazzi, oppure che dia fastidio ad altri alberi. E poi l'albero deve essere commisurato allo spazio che gli si assegna. Infatti, molti alberi cittadini che sono stati individuati come pericolosi perché scassano i marciapiedi, in realtà scassano i marciapiedi perché sono gli alberi sbagliati nel posto sbagliato. Erano gli alberi giusti 100 anni fa, quando non c'era speculazione edilizia, non c'erano le strade, così come sono limitate come sono oggi. Va bene, soprattutto l'albero era un abbellimento e un oggetto, non un oggetto, è un compagno utile della città. Ora tutto questo non c'è, perché in questa visione materialistica, va bene, è estremamente riducente, riduttiva proprio, che c'è oggi, l'albero viene considerato una specie di soprammobile che dà più fastidio che altro. E allora lo si piglia, lo si pianta, lo si mette in uno spazio limitatissimo, un cercine cosiddetto limitato, non si considera che le radici invece si espandono molto, e quello giustamente solleva i marciapiedi. Allora i casi sono due: o non si mettono alberi, la città è squallida e invivibile senza alberi, oppure si mettono gli alberi, ma si deve provvedere al loro spazio vitale. I potatori, in questo caso, devono sapere quando e come intervenire nella maniera giusta, e non per
per produrre frutta come sanno fare normalmente i potatori, quelli bravi che lavoravano. Ci dovrebbe essere un piano completo del verde a Palermo, individuare zone dove piantare determinati alberi. Qui c'è un altro problema molto dibattuto. Io non mi trovo d'accordo con tutti. Io parto da una considerazione: Palermo nacque come città bellissima, come paradiso terrestre, in cui gli alberi avevano un loro ruolo e soprattutto poi ebbero il loro ruolo gli alberi esotici, quelli che venivano da luoghi lontani e che a Palermo attecchivano e in altri luoghi no. Infatti Palermo è invasa da alberi che non sono mediterranei. C'è qualcuno che è un giudico un po' cretino, va bene, mi si consenta, dice: ah, ma sono purtroppo molti botanici, bisogna piantare le essenze mediterranee qui, non è giusto andare a mettere, no signore, le essenze mediterranee oramai qui vengono male perché non c'è più un clima mediterraneo, ma c'è un clima che tende moltissimo al tropicale. Questo l'avevano capito già 100-200 anni fa i nostri predecessori, e avevano piantato delle essenze, avevano arricchito Palermo di essenze tropicali bellissime, per esempio il giacaranda. Vabbè, per dirtene uno, ma non è l'unico, cioè anche il roetaeria, per esempio, un altro albero stupendo, eccetera, non le posso e non le voglio nominare. Ora, tutta questa eredità l'abbiamo perduta nel momento in cui è scoppiata l'edilizia a Palermo, il famoso sacco di Palermo, in cui lo spazio è servito solo a fare palazzi enormi. E allora gli alberi in questi casi ci devono stare o non ci devono stare? Il principio è stato quello di eliminarli completamente, ma poi una città senza alberi in realtà è inconcepibile. Gli alberi, anche le linee tram hanno fatto la loro parte. Lì avremmo purtroppo da dire molto male dei nostri amministratori, ma non è forse questa la sede. Si vede la mancanza di verde in determinate zone della città, si sente, si avverte le carenze di verde. Abbiamo amministratori che anche se hanno lauree, parlano benissimo tre lingue, sono dell'altra società, non capiscono niente di questo problema, anzi lo sottovalutano al massimo, lo disprezzano. Cioè, dovremmo liberarci di questi gestori e trovare dei gestori con una mentalità molto più raffinata. Ma se non è il popolo a volerli, chiaramente ci ritroveremo sempre con la stessa minestra, indubbiamente. Manca una cultura ecologista, manca una cultura votata verso l'ambiente. Questo secondo me. Siamo attenti, bisogna avere lì la cultura, deve essere anche una. Non deve essere la cultura di quello che vuole a tutti i costi l'albero, ma di quello che lo capisce. E lì, per capire, ce ne vuole. Ora, il fatto è che qui bisognerebbe innanzitutto fare delle scelte. Palermo è una città che non si deve ingrandire più, è arrivata ai suoi limiti. Si è mangiata al posto più bello del mondo, che era la Conca d'Oro. E purtroppo si continua a minacciare la Conca d'Oro. E hanno massacrato la Piana dei Colli. Ecco, la Piana dei Colli. Tra l'altro l'autorizzazione a Zamparini di costruire questo obbrobrio in quella zona che era una zona bellissima. Ha significato un verde storico, se per questo. Sì. Anzi, meno male che ci hanno messo un po' di una specie di macchia mediterranea che riesce a sopravvivere, ma è un miracolo quello che c'è. Comunque, anzitutto bisogna mettere un freno appunto a questa crescita indiscriminata, e che Palermo è arrivata ai limiti e non è concepibile che continui. Gli è bastata, anche perché Palermo è diventata così grande per una questione artificiosa, cioè perché la regione ha attirato folle di abitanti dall'entroterra. Questi sono venuti a Palermo e sono fatte le case, i palazzi eventualmente, eccetera, però il loro cuore, il loro intelletto l'hanno lasciato nel paese di origine. Qua sono venuti soltanto o per arricchirsi o per dormirci, diciamo. E non ha avuto interesse a rendere bella questa città. Professore, come concludiamo oggi questo nostro incontro, primo incontro? Ma ne faremo altri sicuramente. No, abbiamo fatto una troppa digressione. La cosa che sarebbe giusto tornare un po' sull'argomento. L'argomento è che gli alberi così sono trattati malissimo per tanti motivi. Uno, perché
sono lasciati, sono nell'incuria. Due, perché si è insegnato al cittadino, si è insegnato a odiarli. Infatti, se si fa un referendum nel popolo palermitano, si trova che la maggior parte, soprattutto delle madri di famiglia, li vorrebbero rasi al suolo perché sporcano, perché attirano uccelli, perché tolgono la luce, perché la nonna si è rotta una gamba cadendo sulla radice di un albero, eccetera. Tutto questo va cancellato dalla mente della gente. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Io ti ringrazio di avermi invitato e spero di ritornare presto.